Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi stiamo al fresco, qui ci sono circa 12 gradi rispetto ai 30 gradi che ci sono in pianura. Allora, mi trovo sull'Appennino Tosco-Emiliano, in questo momento sono di fronte alla Croce Arcata. Oggi faremo un trekking di forse 12-13 km. Penso proprio che mi divertirò. Ho portato il pranzo al sacco. Non mi rimane altro che iniziare a camminare, anche se ho già fatto 2 km perché sono partito dal parcheggio della dogana. Via, qui vedo che c'è una tenda, ma una bella tenda. Sembra la tenda del circo. Ah, ma sono stranieri. Fantastica. Via, beviamo un po' d'acqua che non abbiamo neanche bevuto da quando siamo partiti e poi, a differenza delle altre volte, che di solito andavo verso il Monte Spigolino e poi si va verso il lago Scaffaiolo, questa volta qui voglio riprendere per di qua. Andiamo verso il rifugio, il capanno. Andiamo verso il capannino e poi faremo tipo il passo della riva e si risale su, si fa praticamente questo giro d'anello, si fa tutto di qua e si va, lì si intravede il Corno alle Scale e si va verso il lago Scaffaiolo. Sarà un po' più impegnativa rispetto a fare questa, però voglio cambiare. E poi nelle prossime volte voglio provare ad arrivare all'Abetone e venire da là, perché l'Abetone è qua su, verso il Libro Aperto. Voglio fare il Libro Aperto, poi il Cimone e poi torno un po' indietro e verrò verso in qua. Però per fare questo devo venirci con l'autobus, perché la macchina se la lascia l'Abetone quando sono qui, poi mi tocca ritornare indietro. Invece poi alla fine finirò a San Marcello. Allora, questo crinale, crocevia dirigenti, Montanare, tra l'autunno del 44 e del 45 fu attraversato da formazioni partigiane che combatterono con la linea gotica. A parte questo lo sapevo già. Fantastico. Allora, qui c'è anche, se volete qualcosa di storia, codice QR. E noi proseguiamo verso il capanno Tassoni. Come ci sta bene, ragazzi, oggi. Che bellezza. Abbiamo preso il sentiero di spalle alla Croce Arcana e adesso si cammina questo bellissimo sentierino, devo dire. Con bellissima vista, guarda che vista c'è, tanta tanta roba, si vede ancora il monumento dei caduti. Qui ragazzi è veramente tanta tanta ma tanta roba. Questo l'ho già fatto altre volte, questo percorso. In pratica noi arriviamo qua, si scende giù in vallata, poi si dovrebbe andare un po' verso sinistra e poi successivamente si va a destra, perché dopo si scollina là, perché si va in quella direzione là. Ora, questo è lo Spigolino, questo qui è lo Spigolino, mentre quest'altro qua, che si intravede la croce, e il Corno alle Scale. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere meglio, che si vede la croce. Eccola lì. Torniamo a noi, che
mettiamoci gli occhiali perché qui c'è un po' di sole. Già non ho neanche controllato nello zaino se ho la protezione solare. L'ultima volta ce l'ho messa quando ho fatto la via Vandelli, poi non mi ricordo se quando sono arrivato a casa l'ho tolta dallo zaino. Ora tanto tra poco si entra nuovamente nel boschetto, quindi, ma poi non picchia adesso neanche il sole, anche se la bronzatura la prendi lo stesso, non è che devi cioè non è che la prendi quando il sole brucia. Io ho visto prendere delle razzate al mare col nuvoloso, quindi guardate che spettacolo della natura. Qui c'è il percorso che volendo si può fare anche in macchina. Basta avere un'automobile un po' alta, tipo anche una Panda 4x4. Anche una Panda non 4x4, si intende, perché qui non è che c'è tante buche. Magari puoi toccare sotto, quindi è per quello che ho detto la Panda. Se poi hai una 4x4 è meglio ancora, perché dove c'è tanti sassi magari può succedere che non ce la fa salire. E noi continuiamo di qua e riprendiamo quando entriamo nel boschetto. Faccio vedere un po', qui c'è un bellissimo posto ragazzi, anche adatto a tutta la famiglia, perché c'è il punto fuoco, c'è i barbecue, quelli murati, quindi sei al massimo della sicurezza. E poi c'è a pochi metri da quel punto c'è un torrente dove te puoi riempire anche delle bottiglie vuote, tanto per sicurezza, quando prima di andare via puoi spengere bene il fuoco, capito? Qui c'è gli incivili, quindi non mancano mai. Oggi me la darò con calma. Ho portato anche la torcia, quella frontale, perché non so se farò tardi e così mi faccio anche la notturna, rientro, vedrò. Come potete vedere avanti a me c'è il boschetto, adesso si comincia a ragionare perché si va nel fresco e qua ci sono, come ho detto prima, ci sono i punti barbecue. E siamo entrati nel boschetto. Ora da qui in poi è una figata allucinante, perché abbiamo diversi posti dove potersi riposare, pranzare, possiamo rifornirci di acqua perché c'è delle fonti più avanti. Questo è un bel giro. Non per niente questo è anche un tratto della Via dei Parchi. Infatti, come potete vedere, qua c'è il cartello. Qui ragazzi è veramente una bella figata, perché se puoi venirci anche con il camper, se c'hai un camper abbastanza altino, tipo quei camper che vanno ora, che ne vedo spesso dell'Iveco, i quattro ruote motrici, arrivi qui e chi è che ti dà noia? Oppure, proseguendo questa strada qui, scendendo giù, arrivi al punto, al primo punto dove... Ora non so se incontriamo prima questo o quello dopo, dove c'è una specie di spiazzale. Mi sembra che prima si incontra lo spiazzale, dove ci sono
i barbecue, mi pare, perché ora è un po' che non passo di qui. Guardate che spettacolo, ragazzi. Nonostante sia solo qui, parlo piano perché mi sembra come se disturbassi il bosco. La prima volta che passati qua c'era anche la neve. 2 anni fa, mi sembra che era fine maggio. No, qui mi sembra che c'è, dove c'è anche la fontanina, mi pare. E quell'altro punto che dicevo dove c'è lo spiazzale, mi sa che è quello, è successivamente più avanti. Prima si incontra dove c'è la fonte d'acqua anche, e dove c'è anche un barbecue, neanche tanto male. E ci sono anche i tavolini per mangiare in legno. Spero che vi faccia piacere che sto registrando ancora senza fare intervalli, così magari vi vedete anche il tracciato. Allora, qui c'è la prima fonte d'acqua, che è veramente ghiaccia, l'ho bevuta io qualche anno fa, e là intravedo anche qualche tenda. Qui è spettacolare perché c'è quello che vi dicevo prima, il barbecue. Adesso faccio uno stacco e riattacco quando arrivo là. Adesso non parlo perché non so effettivamente se sono ancora a dormire in tenda. Qualcuno c'è. Vi faccio solo vedere, si sono accampati proprio, eh. Comunque spettacolare. Ho chiesto a quei ragazzi lì quanti gradi ci fossero stati questa notte, mi hanno detto 11-12. Veramente tanta roba, secondo me ce n'erano anche meno, eh. Comunque vabbè, perché 11, più o meno 11 gradi ci sono adesso, quindi non penso che stanotte c'erano gli stessi gradi. Ora io sono uscito un attimino fuori dal sentiero, perché il sentiero è alla mia destra, però ci arrivo lo stesso anche di qua, tagliando. Perché devo rientrare su questa strada bianca e successivamente si ritorna nel sentiero. Ho fatto bene a mettermi le scarpe in Gore-Tex perché qui è un po' umido.
qui, non so se riuscite ad ascoltare il rumore dell'acqua che scorre, perché siamo vicini a, come vi avevo detto prima, c'è la fonte dell'acqua, fonte non da bere, oddio, secondo me si può anche bere quest'acqua, però non lo so. Vabbè, non la io non la prenderei per bere, perché sia qui dietro che più avanti ci sono, c'è proprio la fonte tipo fontanina che esce dalle rocce, e quindi lì la puoi tranquillamente riempire la bottiglia o la borraccia, quello che sia. Ecco qua. Perde un po' di tempo a fare quelle riprese, però sono carucce, carucce, eh? Perché bisogna andare avanti e indietro, poi ti devi ricordare che quando vai in avanti per attivare la fotocamera, per poi ritornare indietro, devi disattivare il GPS, perché sennò ti viene la traccia che vai avanti e indietro. Invece così clicchi la pausa e quando ritorni un'altra volta al punto dove hai lasciato lo smartphone, a quel punto lì riparti dopo aver ricliccato. Manca ancora un po', quindi riprendo quando siamo arrivati a quel punto di, che io lo chiamo punto ristoro, perché è un punto che ti puoi fermare. Così metto a caricare un po' lo smartphone, perché quando sono arrivato qua su ho fatto una videochiamata abbastanza lunga su WhatsApp con un'amica, e quindi un po' di batteria l'ho consumata. Vediamo di recuperarla. Allora, siamo arrivati al punto che vi dicevo poco fa. Guardate che spettacolo che si può incontrare in questo tratto di Appennino Tosco-Emiliano. Anche qui, volendo, uno si può fermare anche con la tenda, trova un po' un punto pari, e poi c'è tutto. Qui c'è la fonte dell'acqua, qui volendo puoi fare un po' di arrosticini, e là dove ci ho fatto pranzo una volta c'è il tavolino con le panche. E noi qui si prosegue per il 415. Comunque non siamo mai soli quando si viene qua. Guardate quanta gente c'è. Tanto per evidenziare, perché tanti dicono ma da solo vai in montagna. Ma qui non siamo sugli Alpi Apuane. Alpi Apuane, ragazzi, c'è dei tratti che da solo davvero è meglio non andarci, perché ci sono delle creste e sotto c'è il buco. Qui, ragazzi, avete dei problemi di salute, ma io grazie a Dio ho fatto tutti i controlli dovuti e almeno per il momento sono risultato top. Però vabbè, quello non si sa mai. Ti fai la visita oggi e domani non ci sei più, tanto per dire. Allora, il primo rifugio che andremo
a incontrare, si chiama Spigolino. E poi successivamente c'è il Capanno Tassoni. E anche lì entrambi i rifugi hanno il posto tenda. E anche qui si incontra altra gente. Ho incontrato altri quattro escursionisti. E qui sotto sento altre voci, quindi ce n'è ancora. A parte che sono molto vicino al rifugio Spigolino, quindi è probabile che qualcuno c'è per forza, perché al rifugio ci si può arrivare tranquillamente con la macchina, c'è il parcheggio. La strada che vi ho fatto vedere prima, se la prosegue, arriva precisamente qui. Infatti, volendo, tanti arrivano con la macchina qui e iniziano da qui a fare trekking. Ci sono vari posti dove poter partire. Puoi partire da qui, dal rifugio Spigolino, Capanno Tassoni, e fare questo tratto qui, oppure puoi andare, se ti interessa, fare il Corno alle Scale, vai dove c'è il lago Il Cavone e sali su e fai il passo, come si chiama? Non mi viene il nome, comunque avete capito, quella bella ripida che vi porta su al corno. E oppure dalla Doganaccia, se volete andare allo Spigolino, oppure alla Croce Arcana e al lago Scaffaiolo, potete tranquillamente, anche dal Cavone potete andare al lago Scaffaiolo, magari è un po' più impegnativa perché è tutta salita, però ci arrivi bene. Vi ho fatto questa piccola panoramica senza parlare per farvi sentire il silenzio del bosco. Quanto è bello. Senti qualche uccellino che cinguetta. Poi per il resto è veramente un posto da relax. Non so se guarderai questo video. Io una volta avevo il tuo numero, poi non so se ho cambiato sim, l'ho perso. Se ti riuscisse a rintracciarmi anche tramite i social, oppure vai su le informazioni qui di YouTube, c'è una casella scritta informazioni e c'è Instagram, Facebook, magari non so se te lo usi, magari mandami un messaggio che magari possiamo fare qualche trekking tipo questo.
Eccoci giunti al primo rifugio, nonché lo Spigolino. Infatti c'è già qualche tenda. Come vi dicevo, qui ci si può arrivare tranquillamente anche con l'automobile. Vedo anche una 206, quindi è fattibile anche con le macchine non proprio alte. E questo è lo Spigolino. Mentre qui si va al capanno Tassoni. Potresti dare una tenda, ma anche di un prezzo? Hanno fatto anche il parcheggio qui sotto, poi vedo che anche qui ne stanno finendo di fare un altro, quindi è fattibile arrivare qui con la macchina, la grande, in moto. Qui ragazzi, comincia a fare anche le ferie, è tanta roba. Posto sicuro perché è tutto asfaltato, dove lasciare la macchina. Altro parcheggio qui sotto. Là vedo un'altra struttura, ma non so cos'è. Là in fondo si possono montare le tende del capanno Tassoni. E io ragazzi, continuo il mio trekking. Adesso c'è da fare veramente fatica perché comincia molto la salita verso il Monte Spigolino. È bello, tutto sotto gli alberi, però parecchia fatica. Ci volevano i bastoni, non ce l'ho. Comunque ci sono volute quasi 5 km dalla Doganaccia per arrivare fino qua. Ora non guardate il tempo di percorrenza perché io questa mattina, come ho già detto, me la voglio godere perché non voglio tornare a casa presto perché a casa c'è il forno. Nonostante io ci abbia l'aria condizionata, però fuori è un caldo della Madonna. Qui ragazzi, godure allo stato puro. Comunque hanno fatto davvero un bel lavoro qui. La luna sempre in cielo e noi adesso si prosegue questo tratto qui e si svolta a destra e oramai me la ricordo a memoria.
Adesso c'è un po' di strada così tranquilla, diciamo un sali e scendi. Nel frattempo abbiamo fatto 5 km, qui mi dà anche la medaglietta, che poi non mi ha capito a che serve. Allora, vi stavo dicendo, ora c'è un po' di strada così, sali e scendi. C'è dei punti anche che sali e un po' impegnativi. E poi arriva il bello quando si comincia a fare il sentiero, non mi ricordo il numero, 400, non vorrei dire 415 e poi non è quello, comunque poi vedremo. Che poi c'è anche la svolta che se vai a sinistra prendi il passo dei lupi, però il passo dei lupi non lo fa questa volta, anche perché non è molto segnalata, a meno che non l'abbiano modificato, ripulito ultimamente. Io l'ho fatta l'altra volta alla rovescia, vedendo verso un qua, e vabbè, la vedevo abbastanza bene, però preferisco fare la strada, che il sentiero che va verso lo spigolino. Questo giro ad anello mi piace tanto, anche se è un po' impegnativo, però è bellissimo, tanto per cambiare. Almeno ti fai il trekking sotto a delle piante, non prendi i raggi del sole addosso, perché anche se sei in montagna i raggi del sole arrivano uguali. E poi ci sono tanti bei posti dove fermarsi anche per fare uno spuntino. Ci voleva una camminata di questo genere, sempre camminare in città, io lo faccio per tenermi in forma, però poi dopo un po' ti viene anche a noia, ci vuole un po' di trekking. Ora probabilmente mi sono deciso che quasi quasi compro la tenda e vengo a fare una notte quassù. Ormai quest'anno la voglio fare a tutti i modi, a costo di comprare la tenda la più economica, ma tanto per una notte o due, così vedo anche se è fattibile la cosa. Non che non abbia mai dormito in tenda, ho dormito tante volte, ma ti parlo di oltre 20 anni fa, e non è di certo quando venivo, non erano per motivi di trekking, era più che altro quando andavo in campeggio. Non ha niente a che vedere il campeggio che vai magari al mare, in un campeggio che è anche caldo tra l'altro, rispetto a qua che la notte possono essere anche 10 o 8 gradi. Allora, io ho fatto colazione più o meno alle 6, 5 e mezzo alle 6, quasi quasi un altro spuntino me lo farei, perché ora sono 20, un quarto alle 10. Quasi quasi. Vediamo, via, facciamo un altro po'. E adesso ragazzi, piccola sosta, si mangia qualcosa, perché almeno si recupera un po' di calorie per affrontare il sentiero che porta su sia al Passo dei Lupi che allo Spigolino, che è veramente impegnativa. Ho trovato questa simpatica panchina, quindi mi fermo qui e mangio e poi si riparte. Voglio vedere se ho preso la crema e la
c'ho lo spray quello anti zanzara. Fammi vedere se fosse in quest'altra tasca. Sì, sì, l'ho preso. Ce l'ho, ce l'ho. Modello smart. Ogni volta che vengo qua su col tramezzino si gonfia con la pressione. Prepariamoci anche l'acqua. E ci si siede. Non cascare perché la parte è chiusa. Ci siamo ricaricati un po' di energia e adesso tutto direzione sentiero dello Spigolino. Mi sembra 445, madonna, l'ho detto prima, non già me lo ricordo più. Vabbè, tanto so qual è. Facciamo con calma perché tanto fino a stasera abbiamo tutto il tempo. Vedere come si presenta questo sentiero a prima vista sembrerebbe tranquillo, invece siamo sempre sui 1300 metri di altitudine e il dislivello tende a salire. Infatti dalla doganaccia, prendendo il sentiero che va alla Croce Arcana e poi scendi giù fino a al rifugio Spigolino e Capanno Tassoni, si fa bene, non è impegnativa. Impegnativa diventa dal Capanno Tassoni affrontando questo tratto qui, perché già qui ti stanchi e poi ti becchi il colpo di grazia quando cominci a salire per lo Spigolino, per il Monte Spigolino. Specifico perché c'è il rifugio Spigolino che non ha niente a che vedere col Monte Spigolino. Qui siamo quasi arrivati al bivio dove si svolterà a destra e poi dopo poco si risvolta a destra un'altra volta e si comincia a salire nel bosco bello fitto. Per un attimo pensavo che fosse vero, invece qualcosa in legno fatto. Se lo vedi al buio di notte, non so mia come la prendi. Beh, siamo arrivati ragazzi, siamo arrivati al bivio che in pratica io ora devo salire qua su in cima, tutto filo lassù, prevedo una bella arrampicata. Sì, devo fare il 445. L'altra volta non so se sono passato di qua e sono andato a diritto per andare alle cascate oppure sono sceso giù di qua. Non mi sembra più che sono andato a diritto di là. Non ricordo adesso.
Comunque il fatto sta che adesso lì il cartello è pure cascato, attaccato all'albero. Ora qui si comincia a salire. Qui questo è un bel tratto da bacchette da trekking, perché è parecchio, ma parecchio ripida. Io l'ho fatta già una volta a salire, una volta a scendere, però la volta a scendere l'ho fatta dal passo di lui, che si congiunge poi allo stesso sentiero. Via, non so se riprenderò mentre salgo, cercherò di salire, tanto l'avete già visto in altri video, questo tratto qui. Magari riprendo quando esco dalla linea degli alberi, quando non c'è più alberi, che si comincia a vedere un po' di spettacolo di vista mozzafiato. Nonostante sia in montagna e sia oltre 1500 metri, sto facendo una sudata qua su, perché praticamente sto facendo un dislivello positivo di 370 metri in pochi centinaia di metri a salire. Veramente devastante, devastante. Sono quasi arrivato in cima comunque, Siamo a 1415 metri d'altezza, 8 km l'abbiamo raggiunti. Non so se può rendere l'idea dal video, perché la pendenza non so come farvela. Io tengo il telefono dritto, ma non lo so se si riesce a capire. Vi posso solo dire che è devastante fare questa salita, poi senza bacchette, immaginatevi voi. Allora, ho messo anche la protezione solare, protezione 50, quindi di sicuro sono protetto. E adesso mi sembra che siamo quasi arrivati alla parte peggio, mi sa che l'abbiamo fatta. Siamo quasi arrivati anche al bivio, che a destra si va proprio allo spigolino diretti, a sinistra si va verso il lago Scaffaiolo. Noi prenderemo quella a sinistra naturalmente, perché tanto lo spigolino l'abbiamo già visto e non è che... è soltanto una vetta e non c'è nient'altro, tanto lo vediamo anche al ritorno. Vi faccio vedere un po', tanto per farvi rendere l'idea, anche se tanto nel video non si capisce veramente quanto è il dislivello positivo. Però vi posso dire che se non avete i ginocchi, a parte i ginocchi, se non avete polpacci allenati, qui vi si strappano. Io mi ricordavo la volta scorsa che qui finiscano tra non molto gli alberi, e infatti mi sono messo apposta la protezione adesso, perché almeno, perché ora c'è un tratto sì di sole, però poi c'è un altro pezzettino di bosco e poi siamo fuori. C'è posto anche per montare una tenda volendo. Come avevo detto all'inizio, sentiero, quando stavo per iniziare a fare questo, veramente devastante, devastante. Mi manca ancora un pezzo e poi esco finalmente dalla linea degli alberi, finalmente, mica tanto, perché poi c'è il sole che picchia lassù. Comunque è veramente, veramente pesa. Questa davvero la devi fare se sei super allenato, e magari se tu c'hai i bastoncini da trekking la affronti anche meglio. Dovrei essere vicino al bivio.
Eccoci ragazzi al bivio che praticamente a diritto di qua si va al Passo dei Lupi, che è il 400A, mentre a sinistra, cioè a destra, c'è il 411, che sarebbe quello che porta lo spigolino. L'altra volta provai a farlo, a salire, però poi non vedevo più le segnaletiche sugli alberi, per dire lì ne vedo uno, però probabilmente questo sentiero qui è poco frequentato perché non è neanche pulito il sentiero, cioè non c'è il segno del passaggio dell'uomo, mentre qui si vede che prosegue di qua e va a diritto in su. Quindi faccio questa, che tanto mi sembra che è anche più corta questa. Finalmente siamo usciti fuori dalla linea degli alberi. E adesso scendo a salire. Ora capite perché mi sono messo la protezione 50. Qui è territorio delle marmotte. Io l'altra volta a tornare feci questo crinale qui, me lo ricordo perché mi ricordo quel punto lì. E questo è il punto, praticamente è il Passo dei Lupi. E poi scende giù. È bello, eh? Solo che non lo fa al ritorno perché poi devo fare tutto quel tram tram quando scendo giù per arrivare al rifugio Capanno Tassoni. Chissà che paesello è questo qua. Non ne ho idea. Via, riprendiamo. Devo dire che questo trekking è veramente bello, però nello stesso tempo devastante, parecchio devastante. Siamo quasi a 10 km, 9 km e mezzo, quindi ho già detto tutto, 9 km e mezzo fatti sull'Appennino, e poi diciamo che più del 50% è tutto salita, forse anche il 70%. E finalmente, dopo quasi 10 km, adesso si comincia a intravedere un po' di spettacolo. Guardate bello, che spettacolo, che spettacolo. Io devo arrivare lassù, ragazzi. Allora, quello dovrebbe essere il Monte Cupolino. Lì c'è le Malghe, un altro rifugio. Io comunque devo arrivare lassù. Qui. Ecco il rifugio Duca degli Abruzzi. C'ho da fare un bel trekking perché in pratica io ora non so se riesco. Ci sono delle persone a piedi, però io siccome ora sono senza occhiali, non riesco a vedere dove sono, non so se riesco a, se li sto vedendo dallo schermo. Comunque, in parole povere, io ora devo fare questo sentiero qui, scendere tutto giù, andare lì e poi salire, 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 salire fino lassù. Ora è tutto un sale e scendi sotto il sole fino ad arrivare lassù. Lassù, al rifugio Duca degli Abruzzi. Ora, quando si arriva laggiù, si comincia a salire. Però vabbè, siamo quasi arrivati. Qui c'è il Monte Spigolino, che vabbè, tanto non lo faccio perché lo potrei fare anche il ritorno, ma non ho più voglia di far salire. Basta. Per oggi, in poche parole, io ero dalla parte di là della cresta. Ho fatto veramente un bel giro. Per
essere a quasi 11 km. Poi facendo anche quella un pochino più tranquilla, che dal rifugio va verso i ripetitori e poi arrivare alla tua canaccia sono altri, mi sembra, 8 o 9 km. Quindi oggi andrò a sfiorare i 20. Ragazzi, avere scarpe in Gore-Tex vuol dire tanto. Un attimo fa ero qui e adesso sono qua. Guardate che bellezza stratosferica. Qui c'è un altro sentiero che non so mai da dove vado a finire. Boh, dovrei guardare sul GPS. Praticamente io dopo faccio questa strada qua, però dalla parte di là faccio tutta la cresta, però dalla parte di là, non proprio cresta perché sono un po' sotto, ma di poco, e vado verso i ripetitori. Adesso tutto direzione Lago Scaffaiolo, così mi sdraio, mi levo finalmente queste scarpe e mi rilasso un po'. Poi mangio un po', vedo un po' se la maglia la devo cambiare, ma probabilmente sì perché un po' nella schiena è umida e se la sottira un po' di vento, meglio non prendere delle raffreddate. Stamattina no, la Crociarcana, Corno alle Scale sembrava tanto lontano, invece adesso siamo vicini. Manca solo da arrivare lassù e poi ci si ferma per pranzo da fare una bella scalata perché bisogna andare là e poi seguire tutto quel sentiero là fino a che non si arriva lì e poi si sale fino là. Ui, ui. Vabbè, abbiamo fatto 11 km finora, ci farà mia paura l'ultimo tratto. La mancanza del cappellino si fa sentire. Mamma mia che caldo che ho in testa. Mi sto friggendo il cervello. Sono devastato. Però nello stesso tempo sono contento perché sono a 12 km e per il momento non mi sono venuti ancora nessun dolore ai polpacci e neanche un crampo. Sono più che felice. E vi assicuro che è stato devastante. Da qui vedo bene il rifugio, quindi siamo arrivati, si può dire. Ora mi metto sdraiato, seduto, mi metto comodo per un bel po' di tempo. Siamo arrivati. Il mitico Corno alle Scale. Mamma mia, gli ultimi metri sono sempre quelli più devastanti. Comunque sono arrivato, dove c'è queste due persone che scendono. Sono arrivato. Alla fine, dopo 5 ore e 12 km, siamo arrivati allo Scaffaiolo. Battiti alle stelle.
e chi si alza più. C'è il mondo. Soltanto che qui al bivacco c'è il lucchetto. Ah sì, chiuso. Comunque c'è il mondo, ma tanta gente c'è. Sì, al rifugio c'è davvero il mondo. Devo trovare un posto tranquillo e mi riposo. E ragazzi, sono quasi le 2, noi si riparte verso la Dogana. Hanno fatto anche i cartelli nuovi. Procercana un'ora. Certo ce n'era di gente oggi al lago, erano tutti lì. Comunque sarà che ho fatto quasi 13 km fino ad ora, poi tutti in salita, mi sono scaldato bene 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 bene, però mi sembra che è caldo anche qua su. Ora è chiaro, non rispetto ai 36 che ci saranno dalle mie parti, qua ce ne potranno essere 18-20 a quest'ora qui, però il caldo è uguale. Volevo andare a rifugio, ma c'era minimo c'erano 50 persone in tutto giro il lago, ce ne sarà state 300 o 400 senza esagerare, ce n'era tantissimo. Oggi erano tutti qui, conviene venirci fra settimana almeno, è tutta un'altra cosa, non c'è tutto questo casino, puoi andare anche al rifugio tranquillamente. Se dovevo andare al bagno, mi sa che facevo prima a far da per qui. E vabbè, via, riprendo e fare il resoconto quando si arriva verso la Doganaccia o alla Croce Arcana, vediamo. Siamo quasi arrivati ai ripetitori, nel frattempo ho fatto 14,5 km. Il rifugio purtroppo non è neanche pronto, a me mi sembra sempre rimasto uguale a come era qualche mese fa. Hanno rifatto il tetto, l'intonaco esterno, gli infissi neanche l'hanno messi, non lo so. E allora ragazzi, fino all'anno prossimo questo rifugio non sarà in funzione. Allora, abbiamo superato i 15 km e siamo vicini alla Croce Arcana. Oggi devo dire che ho camminato tantissimo, e sinceramente non mi sono venuti neanche dolori a muscoli o crampi. C'ho un
un leggero dolorino laterale qui al ginocchio, ma purtroppo ragazzi, con due incidenti subiti, che volete, il ginocchio destro che è perfetto non mi fa per niente male, potrei anche rifare il solito giro due volte, tre volte, ma con questo ginocchio qui niente. Io penso che oggi totalizzerò i 16,5 km, e che 16,5 km, è stato devastante. Io penso che, come ho già detto anche a metà video nei vari spezzoni, che non è adatto a tutti, perché quando fai il passo dello spigolino, che c'è anche il bivio per fare il passo dei lupi, è veramente devastante, tutto in salita. Io l'ho fatto senza bastoncini e vi posso garantire che è devastante, c'è un dislivello di 300 o 400 metri tutti a salire che non finiscano mai. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se fosse così vi invito a lasciare anche qualche commento e qualche like, che non fa mai male, e cosa più importante, se non vi siete mai iscritti, iscrivetevi, tanto è gratis. Con questo finisce la mia giornata, 6 ore 36 di trekking e 17 km e 200 metri.